pace consisteva nel mi hanno affiancato praticamente a responsabile dell'ufficio immigrazione, perciò io entravo in contatto insieme a lui con gli stranieri e gli fornivamo informazioni su come richiedere la cittadinanza, oppure compilavamo i vari certificati di matrimonio, di nascita. Durante questa esperienza mi sono fatta un'opinione abbastanza marcata sugli stranieri che vivono in Italia, perché diciamo, ho avuto molte più informazioni rispetto a quelle che avevo prima e mi sono fatta un'opinione positiva, perché sono tutte persone che vengono in Italia per trovare un lavoro, per trovare una vita migliore rispetto a quella che avevano nel loro paese. Prima dello stage avevo un'opinione più negativa rispetto ad ora sugli stranieri in generale. La mia opinione più negativa era dovuta al fatto che sentivo magari sui telegiornali o le varie notizie che circolano che comunque gli stranieri sono la maggior parte delle volte responsabili di stupri, rapine, cose del genere. Quindi in Italia in generale abbiamo tutti quanti un'opinione abbastanza negativa sugli stranieri, ma è un'opinione infondata. Alla fine ho scoperto questo. Io nel tempo libero leggo e mi piace leggere soprattutto, cosa che non fanno tanti amici, quindi sono quasi l'unica che fa questa cosa nel tempo libero. È sempre più difficile trovare amici che hanno la mia stessa passione, però qualcuno fortunatamente c'è. Tre parole per definire il mio futuro: oggi sono incertezza, perché comunque non so cosa mi aspetta dalla vita, cosa la vita mi aspetta. Però, vabbè, un'altra parola è volontà, perché cercherò di impegnarmi a raggiungere quelli che sono i miei obiettivi oggi. La terza parola è famiglia, perché spero di avere una buona famiglia, insomma, perché la famiglia è la base di tutto. Se sei serena dentro casa, sei serena anche nel lavoro o nelle sfide di tutti i giorni.